Mi auguravo di arrivare più vicino a Fontana. Rimane il rammarico di presentare un candidato 2 mesi prima del voto. Penso che la scelta del terzo polo di aver rotto l'accordo con noi sia stata una scelta davvero sbagliata. Parte una frase infelice per cui ho abbondantemente chiesto scusa. In questi 2 mesi sinceramente ho poco da rimproverarmi. Mi dimetterò da parlamentare europeo per rimanere in consiglio regionale per portare dall'opposizione il mio contributo. Mi auguravo di arrivare più vicino a Fontana. Ci abbiamo provato, evidentemente il risultato è netto, inequivocabile. Siamo di fronte a una vittoria della destra in Lombardia. Ho telefonato al presidente Fontana complimentandomi con lui. Il dato dell'astensionismo è un dato preoccupante, ma ritengo anche che non debba in alcun modo suonare tutto ciò come un alibi. Rimane il rammarico di presentare un candidato 2 mesi prima del voto, cosa che non è, diciamo, consigliabile in una regione governata da un'altra parte per 28 anni. Si doveva, io credo, imporsi di scegliere mesi e mesi prima. La delusione è una delusione profonda per l'affluenza, per le elezioni complessive, perché questi anni di malgoverno del centrodestra e di crollo delle aspettative rispetto a quanto la regione può incidere sulla vita delle persone non hanno raggiunto il risultato che speravamo. Il PD poteva fare qualcosa in più. Il PD può sempre fare qualcosa in più, però penso che insomma si sia fatto tanto. Aver fatto questa sfida nel momento di maggiore difficoltà della storia del Partito Democratico non è stato assolutamente facile, non avere una leadership nazionale. Non hanno accolto nessuna forma di dialogo, il risultato è sotto gli occhi di molti. Il terzo polo che ha sbagliato completamente la strategia, fosse stato insieme a noi avremmo dato unità di compattezza, un'alternativa alla destra che ha governato male in passato. Dividendoci abbiamo fatto un favore alla destra, però possiamo ripartire da un lavoro insieme in Parlamento. Io spero che sia Calenda che Conte si rendano conto che solo l'unità delle opposizioni può rappresentare un'alternativa seria nel Paese. Penso che la scelta del terzo polo di aver rotto l'accordo con noi sia stata una scelta davvero sbagliata. Se era stata in Lombardia e anche a Milano la novità delle elezioni politiche, queste elezioni fanno prendere un colpo pazzesco al terzo polo. Il ticket con Letizia Moratti non era possibile, poi mi pare che gli elettori hanno dato un giudizio spietato della proposta di Letizia Moratti. C'è stato molto rispetto da parte dei 5 Stelle e sono convinto del fatto che abbiamo aperto una fase di dialogo che mi auguro vada avanti, ma soprattutto mi auguro che le 3 forze d'opposizione a livello nazionale si impongano una cosa, che quando c'è il turno unico, se non ti unisci in questa fase storica, vince la destra. Voglio rimarcare anche l'inversione di tendenza rispetto al risultato delle politiche, dove il Partito Democratico cresce anche la coalizione di centrosinistra, quindi un risultato sicuramente positivo da cui ripartire anche alla luce del lavoro che stiamo facendo come Partito Democratico per tornare radicati sul territorio. Il fatto che la maggior parte dei giovani che ha partecipato ha scelto per me una cosa che mi ha riempito d'orgoglio e anche un po' emozionato. Parte una frase infelice per cui ho abbondantemente chiesto scusa. In questi 2 mesi sinceramente ho poco da rimproverarmi. Mi dimetterò da parlamentare europeo per rimanere in consiglio regionale per portare dall'opposizione il mio contributo. Questa sfida durissima, che è la sfida per il governo della Lombardia, qualcuno un giorno la dovrà vincere.